Una buona serata, buon giovedì, ben ritrovati. L'appuntamento è il numero 3 di Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo. Si è chiusa a Tirreno Adriatico, ha vinto Primož Roglič, che insomma nelle tappe decisive ha fatto pentole e coperchi, come si suol dire. Dall'altra parte in Francia ha fatto più o meno lo stesso, Tadej Pogačar alla Parigi-Nizza, e tutto ci porta insomma ad uno scontro che sarà sabato, dopodomani, alla Milano-Sanremo con grandissimi protagonisti per vedere chi vincerà la prima classica monumento della stagione. Ne parleremo insieme a voi, qualora lo vogliate, al 392-623-7060, WhatsApp, SMS. Vi ricordo che ci potete seguire anche sulle nostre pagine social, per chi magari è fuori Abruzzo. Eccoci qua, sia sulla pagina di TV6 che è questa qui, sia sulla pagina di Velo che è questa qui, dove troverete domani anche il link della puntata per rivederla qualora l'abbiate persa, così come la trovate il link anche sul sito tuttobiciweb.it. Lo faremo con i nostri ospiti, che vado subito a salutare, ricordandovi che tra un po' avremo anche il nostro Riccardo Magrini, che questa sera presenta questo libro, Vicini alle nuvole, che ha scritto insieme a Luca Gregorio. Insomma, è un racconto per foto, ma anche con descrizione e aneddoti dei grandi scalatori del ciclismo moderno, contemporaneo. Insomma, è davvero da leggere. Ovviamente parto come di consueto con l'ideatore della trasmissione che permette tutto questo ogni giovedì, Luciano Robottini. Ciao Luciano! Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. E poi ritrovo con particolare piacere, stavi sbirciando un po' gli appunti di Luciano, ti ho beccato, scherzo, Stefano Giuliani. Ciao Stefano. Buonasera, ben ritrovati. Oh, con te ovviamente parleremo della squadra, della tua squadra, della corsa che c'è stata a Juniores a Controguerra il fine settimana. Poi vedremo anche le immagini, ci dirai un po' tutto, anche perché tra un po' si riparte. Peraltro ci devi raccontare anche com'è stata l'esperienza in Turchia, insomma non particolarmente felice e lieta, ma per tutt'altri motivi. E poi ritrovo con piacere Moreno Di Labbio. Ciao Moreno, Buonasera a tutti. ben ritrovato anche a te. Oh, questa sera, visto che di solito mi dilungo molto, e Maurizio da qui, che saluto già in regia, mi tira le orecchie e mi dice: guarda che questo è sempre, pur sempre l'anteprima e devi muoverti. Allora ci siamo inventati anche noi, a proposito di libri, quello di Riccardo, si è inventato un magazine per farvi vedere i titoli di ogni puntata, gli argomenti che tratteremo questa sera. Li vediamo insieme, eccoli qua. Questo è un Velo Magazine. Allora, tre volte Primož con la tripla vittoria di Roglic nelle ultime tre nelle tappe decisive della Tirreno, poi la risposta di Pogačar alla Parigi-Nizza, ovviamente chi dopo Moric alla Milano-Sanremo dopodomani, e poi riecco la mountain bike perché si è aperta la stagione della mountain bike a Torre Vecchia Teatina. E questi sono i titoli di questa serata del nostro Velo Magazine, un magazine un po' virtuale ma con cui faremo anche il punto della situazione. Facciamo così. Questa sera, grazie anche al magazine virtuale, sono riuscito a mandare la pubblicità in tempo. L'anteprima finisce qua. Non cambiate canale, tra poco, Velo numero 3. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it.
Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare i pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Roglic dunque ha vinto la 58esima edizione della Tirreno Adriatico. Buonasera, ben ritrovati con l'appuntamento numero 3 di Velo, la nostra rubrica settimanale dedicata al mondo delle due ruote. Vittoria di prestigio, ottimo quinto posto del nostro Giulio Ciccone, che insomma entra nella top 5 e restituisce una gioia alla nostra regione, anche alla nostra nazione, che insomma esce un po' in sordina dalla corsa dei due mari. Continuiamo, a parte la crono di Ganna, il cronoprologo di Ganna, continuiamo a mancare una vittoria di tappa alla Tirreno. Dopo risponderemo, vedo già che vi ringrazio, stanno arrivando i messaggi con considerazioni, anche domande per Stefano, poi le giriamo. Però no, niente di particolare, non ti ho fatto una faccia, te la facciamo vedere Maurizio, altrimenti poi rimane con il pensiero che chissà che cosa allora, torna una bella corsa, Giro della Calabria, mi ricordo un terzo posto di Giuliani, mi sbaglio? No, vinsi l'ultima gara da professionista sul lungomare di Reggio Calabria. Ok, vedi che era. E l'ha vinto anche Riccardo Magrini, sì, che poi avremo in collegamento, così ci facciamo spiegare queste grandissime emozioni. Esatto, dei nostri... visto che non era niente di preoccupante. Cioè, dice, non si sa mai. Ci sono sempre critiche. Non si sa mai, no, vabbè, ci mancherebbe. Dicevamo, Luciano, vince Roglic, lo fa mostrando i muscoli nelle giornate che contavano, nelle tre tappe, quella di Tortoreto che giovedì scorso abbiamo seguito praticamente a ridosso dell'arrivo, poi anche il giorno successivo da Morrodoro a Sassotetto, il giorno successivo ancora, poi l'ultima, vabbè, era una volata, l'ha vinta Philipsen, però diciamo
che nei tre giorni che contavano Roglic non solo si è preso la classifica generale, ha preso tutto, perché poi ha preso anche la maglia verde, la maglia ciclamino, si è preso tre tappe, si è preso la vittoria di tutta la corsa. Non si è presa la maglia bianca. Anche perché insomma l'anagrafe è quella che è, ma altrimenti forse avrebbe preso. No, effettivamente è stata una Tirreno Adriatico dove non ce l'aspettavamo nemmeno un Roglic così pimpante, così in forma. Dopo che era stato fermo anche per parecchi mesi, perché ricordiamo tutti l'anno scorso ebbe un incidente alla Vuelta, quindi era 6 mesi che non correva più. Possiamo anche dire tranquillamente che ci sono state le prime 2 tappe noiose, bruttissime della Tirreno. Ma poi si è subito vivacizzata con la tappa di Tortoreto, dove c'è stata la prima vittoria di Roglic. Secondo giorno l'arrivo di Sassotetto, dove il nostro Giulio Ciccone ha veramente rischiato di portare a casa una vittoria eclatante, invece Roglic anche lì ha mostrato cattiveria e grande voglia di vincere. E poi soprattutto mi sono divertito tantissimo nella tappa, quella di Osimo, perché quella di Osimo un su e giù tutta la giornata senza un metro di pianura, anche lì un Roglic che non è mai stato in grande difficoltà, quindi una vittoria meritatissima da questo corridore, e un ottimo quinto posto, come hai sottolineato tu prima, di Giulio Ciccone, che non è riuscito appunto a vincere a Sassotetto, però porta a casa questo quinto posto e un ottimo inizio di stagione dopo la vittoria alla Valenziana, quindi noi ci auguriamo che la stagione di Giulio possa essere una stagione importante in proiezione soprattutto Giro d'Italia, il Giro d'Italia che come sappiamo tutti partirà dalla nostra regione, quindi lui ci terrà in modo particolare a far bene a questa edizione del Giro. Comunque veramente bravo, complimenti a Giulio, perché per lui è stata un'ottima Tirreno Adriatico, un'ottima Tirreno Adriatico nel senso che è stato anche l'unico italiano che si è messo in mostra. Dopo un inizio di stagione dove i colori azzurri avevano fatto sperare in qualcosa di più importante, invece alla Tirreno Adriatico abbiamo visto di nuovo grosse lacune, tranne la vittoria appunto di Filippo Ganna con un cronoprologo veramente importante. Noi speriamo che la prova di sabato prossimo, quella della Milano-Sanremo, ci possa regalare anche ai colori azzurri qualcosa di emozionante, anche se obiettivamente non vedo grandissimi atleti italiani che possono far bene alla prima prova di Coppa del Mondo della stagione, quindi sabato prossimo alla Milano-Sanremo. Assolutamente. Diamo la buona serata a Riccardo Magrini. Ciao Riccardo! Buonasera a tutti ragazzi, ciao, scusate il ritardo. No, noi avevamo già spiegato il perché. No, ma il problema è che siccome se non mi collego di qua probabilmente finisce la trasmissione, perché purtroppo queste 2 ore di trasmissione non riusciamo mai a farle, e quindi di conseguenza sono rimasto dove abbiamo presentato il libro, in questo locale milanese. Se Maurizio mi dà l'ok, proseguo, perché ci sono dei rumori di fondo, c'è un po' ancora degli avventori, è stato un successo. Noi non li sentiamo, se questo... Benissimo. Allora possiamo andare avanti. Non so di che cosa avete parlato, saluto. Abbiamo appena iniziato, Riccardo. In realtà, ecco, noi facciamo rivedere ancora una volta, ringraziandoti anche per il gentile presente di un libro bellissimo che io devo dire la verità ho sfogliato e poi consegnerò ovviamente all'ideatore della trasmissione, che ho rivisto solo questa sera, quindi è la prima possibilità che ho di consegnarlo. Io intanto gli ho dato una guardata, molto molto bello, molto interessante, e stavamo parlando un po' di una Tirreno in cui Roglic, io ho detto, ha fatto un po' pentole e coperchi. Dall'altra parte, non so come si dica in francese pentole e coperchi, però diciamo che Pogacar più o meno ha fatto il Roglic della Tirreno.
Sì, devo dire che la Parigi-Nizza ha scoperchiato più che altro i coperchi, ha scoperchiato sicuramente un corridore che alla Sanremo si farà vedere, lui ha il dente avvelenato, e devo dirti anche che lui ha fatto la Parigi-Nizza perché non l'aveva mai fatta e l'ha voluta vincere, e l'ha vinta direi alla grande. Tirreno Adriatico ci sono dei punti oscuri nel mezzo, perché secondo me Van der Poel non è quello che abbiamo visto alla Tirreno Adriatico. Van Aert credo che si sia nascosto molto bene. Mi dispiace per Pidcock, che era sicuramente un protagonista per Sanremo, però ecco, senza dimenticare nemmeno Alaphilippe, insomma, il pretendente da Sanremo lo sappiamo, lì ho visto Stefano, sì. Naturalmente anche Luciano ne ha fatte tante di Sanremo. La Sanremo è una corsa che ognuno di noi quando partiva alla partenza dal Castello aveva una sorta di desiderio e di sogno, quello di vincere. Poi dopo chiaramente andando avanti ognuno tornava nei propri appartamenti. C'era da specificare una cosa, scusa se divago, nel libro non ho messo uno dei più grandi scalatori dei tempi nostri, cioè Stefano Giuliani. Certo. Però perché poi ci sarà nell'appendice, no, poi ci sarà la poi parte conclusiva, ci sarà l'appendice, e poi faremo un libro su quelli che amano il freddo e quelli che amano il caldo. Sì, e quello la, sarebbe un parte grande la parte del leone lo farà Luciano Rapottini, un grande tema da cui partire per capire se c'è una qualche connessione tra il mondo del ciclismo e la meteorologia. Insomma, questo potrebbe essere in sintesi credo. Comunque posso dire una cosa, perdonami un attimo, normalmente, visto che prima l'hai citato, poi ovviamente entreremo nel discorso Sanremo, devo dire la verità, settimana scorsa avete detto sia te che Luciano all'unisono Pidcock favorito alla Sanremo, e gli avete portato una sfiga che me da basta. Abbiamo guffato completamente, sì, è vero. Completamente. Per una volta. Stasera dovremmo ridire un altro nome. Dopo ve lo faccio dire. Comunque Riccardo, tu non eri collegato, ti hanno nominato, un telespettatore ha messo in risalto la presentazione del Reggio Calabria, e abbiamo detto che tu l'avevi vinta. In che anno, Riccardo, ricordamelo? Eri con me nell'82, quando venne... No, io nell'83 sono stato... L'83 sei venuto, cioè è vero. Sì. No, nell'82 quando venne Impe per la prima volta in Italia, ma non corse, si presentò e lui poi fece il Pantalica il giorno dopo, non mi ricordo. Sì, nell'82 vinsi Reggio Calabria, insomma... Erano due gare diverse, c'era il Giro di Calabria... E la corsa a tappe, lui ha vinto, mi sa, in linea. Sì, la classica. Giro delle province, quella dove vendevo i biglietti per il pullman sullo Zomaro. Però era una gara in linea, invece sì. Prima uno spettatore aveva detto terzo Giro della Calabria. Giuliani, ma era a tappe, feci terzo in classifica e vinsi l'ultima tappa. Erano due corse diverse. Sì, ma oggi mi sa Riccardo che... Guardate che cosa trovo, cos'è Maurizio questo? No, vabbè. No, ferma, ma è questa? Non lo so, io sono qui davanti alle telecamere. Ma questa me la devi dare. Io questa qua non ce l'ho. Maurizio è un fenomeno. Io non ce l'ho questa. Ma che sorpresa mi fate? No, io non sapevo nulla, devo dire la verità. Anche perché è tutto è partito da un sms e un telespettatore, quindi è tutto live. Cioè... No, ma Maurizio, quella lì è un'immagine. Io non ce l'ho, c'ho solo una fotografia di quella vittoria perché l'ho cercata per tanto tempo, ma non sono riuscito a trovarlo. Maurizio, vabbè, dopo ci sentiremo in privato e poi mi dirai. Quanto ti devo dare perché è impressionante. Grazie. Luciano, però posso dire una cosa, prima è arrivato un sms di un telespettatore, Maurizio me lo fai rivedere, l'ultimo che parlava di Roglic, perché è una cosa che so che stuzzica un po' la tua
fantasia. Roglic, un corridore rimane senza squadra e le altre lo portano in carrozza fino a 200 metri dall'arrivo, dove vince con il minimo sforzo. Effettivamente a volte c'è stata la sensazione che un po' andava forte, e questo è indubitabile, perché no, veramente... Sì, in effetti nell'ultima tappa, quella di Osimo, secondo me quella era una tappa che obiettivamente si poteva incastrare tatticamente un po' Roglic. Invece negli ultimi chilometri la UAE e anche altri corridori hanno chiuso quella fuga dove era andato, ci avevano 20-25 secondi. Sì, dove c'era Vlasov. Bravo. E in quell'occasione obiettivamente mi era sembrato un po' in difficoltà, invece ha avuto un grande aiuto da altri corridori, quindi non solo dai compagni di squadra, perché dobbiamo anche dire che alla Tirreno ha vinto alla grande le sue tre tappe, però ha avuto anche una grandissima squadra di supporto, sì. Roglic. In quella circostanza mi era sembrato che la squadra stasse perdendo un po'. Allora, questo è l'ultimo passaggio. Il penultimo passaggio fa una trenata enorme Van Aert, che praticamente spacca il gruppo. Va via poi la fuga, ok? Quando si scende, sì, con dentro Vlasov e altri due Movistar. Ad un certo punto, prima della discesa, cade Kelderman. Van Aert ha fatto il suo lavoro, Kelderman cade. Roglic praticamente rimane da solo. Formolo, sì, della UAE, probabilmente, anzi non probabilmente, ha tirato per 6-7 km solo lui. A sostegno di Almeida, tira un gruppo dove oggettivamente la Jumbo-Visma in quel momento era un po' a corto di energie e di forze. No, ma poteva aspettare, perché il lavoro su Almeida lo poteva fare qualche chilometro dopo, ma doveva scoprire Roglic, perché se tu lo scopri un po' mi arrivi in volata un attimino affaticato. Invece anche in quell'ultima tappa è stato troppo superiore agli altri. Comunque obiettivamente c'è stato un Roglic che non ce l'aspettavamo così in condizione dopo l'infortunio e dopo mesi di inattività, quindi si ripresenta a una Tirreno Adriatica dove c'era veramente corridori di alta qualità, corridori anche che andavano forte, eppure lui è stato devastante, come è stato devastante Pogačar alla Parigi-Nizza. Quindi abbiamo rivisto quello che avevamo visto negli ultimi impegni stagionali, certo, della stagione scorsa, quindi i grandi sono ritornati alla ribalta e ne vedremo delle belle durante tutta questa stagione. Stefano, vengo da te perché mi ha parlato di Roglic alla Tirreno e Pogačar alla Parigi-Nizza. Luciano diceva sono tornati grandi, il problema, che ci va a piacere, ci mancherebbe, il problema è quando ci sono quando vincono solo i grandi. Non so se è un problema o se è una cosa che, cioè, quando sai già che più o meno vincono quasi sempre loro. Ma è stato sempre così, perché poi magari lo spazio per altri sono gare minori e quando si punta in alto anche i tempi nostri, Moser, Le Vlaming venivano fuori nei momenti opportuni, diciamo, perché a volte dice alle gare minori dice ho visto sottotono quell'atleta o l'altro, ma poi nei grandi appuntamenti vengono fuori sempre i grandi. È un periodo che Pogačar va forte. Per quanto riguarda Roglic devo dire in particolare, io gli sloveni l'ho avuto sempre in squadra, sia alla Cantina Tollo, Mobilvette, Formaggi Trentini. Il direttore sportivo era Mervar dell'Adria, e avevo chiesto se poteva venire con noi, ecco, allora la Nippo, Roglic, ha detto Stefano volentieri, ma ci sono delle squadre World Tour che lo vogliono. Questo risale al periodo che avevamo la Nippo Fantini. Quindi a volte ci vuole anche, tra virgolette, la fortuna. Poi è normale, nel World Tour è tutto un altro mondo, è diventata la Formula 1 e chi c'ha qualcosa in più emerge. Però per i grandi appuntamenti, perlomeno per quello che mi ricordo io,
I nomi, se vai a vedere gli Albidori, sono sempre i grandi campioni che poi hanno fatto la differenza del periodo. Adesso però Stefano, scusami, a parte Rabottini che era ascoltami un attimo, io a volte con Jacopo perché Jacopo è un fresco che segue il ciclismo da pochi anni, io ho sempre sottolineato un aspetto del ciclismo moderno, che oggi e vincono questi grandissimi campioni e non c'è spazio per altri. Ah, ai nostri tempi quello è un discorso diverso. No, qui ci sono i fenomeni, però i corridori di seconda fascia, come eravamo tu, io, Riccardo, corridori che potevano anche in una giornata di grazia, in una giornata di fortuna, adesso partono forti, potevamo anche vincerla una corsa. Invece in questo momento storico lo vincono solo loro. I corridori di seconda fascia non esiste più. Dal Covid in poi è successo qualcosa, no, non so spiegartelo, che c'è stato un divario tra le World Tour e le Professional. Figuriamoci le Continental. Io posso fare un riferimento: con la Nippo vinciamo 14 corse l'anno con la Professional, poi sono ripartito con la squadra che oggi rappresento, che prima era MST, Nagiotti Vittorio, oggi Sofer Savini 2, e c'è stata una netta differenza, perché a livello tecnico parlo, scientifico e tutto quello che vuoi, biciclette performanti, ritiri al caldo, è cambiato totalmente, c'è un divario proprio netto. Noi adesso andremo a fare il Coppa e Barte, poi faremo il Sicilia, faremo grandi gare per essere una Continental. Diventa difficile perché sono cambiati pure i percorsi, molto probabilmente questo è il passaggio diverso, perché quando abbiamo fatto il Coppa e Barte, non mi ricordo, 2 anni fa, che era 5.000 metri di dislivello, 3.000 metri di dislivello, ha vinto un certo che poi vinse il Tour. Aiutami a dire, Vindegaard. Quindi Coppa e Barte è una gara minore, ha vinto Vindegaard che poi ha vinto il Tour. Oggi non puoi competere più, perché ai tempi nostri erano anche tappe vallonate, andavi in fuga, il gruppo era più tranquillo. Oggi c'è un'esasperazione totale. Se guardiamo un attimo il Giro d'Italia dell'anno scorso, che Van der Poel ha fatto forse i primi 40-50 km, sembrava una moto, dietro 20 corridori top non riuscivano a chiudere. Quindi è proprio, siamo a dei livelli, tra virgolette, secondo me esasperati. Poi quando dureranno o non dureranno, io ho visto un Pogacar che si diverte andare forte, cioè finché lo vedi col sorriso, e molto probabilmente questa differenza dal Covid in poi è stato forse pure dovuto anche a tutte quelle restrizioni, che la gente si è dedicata ancora di più esasperatamente a uno sport già estremo. Però i percorsi hanno fatto la differenza. Noi andiamo al Coppa e Barte di quest'anno, mi sa che la tappa che c'è meno altimetria sarà 2.500-3.000 metri, e quindi la qualità si staccano da dietro. Tempi nostri c'erano percorsi, secondo me, più abbordabili, e il livello di preparazione tra una World Tour e una Professional cambia, figuriamoci tra una World Tour e una Continental. Però Stefano, la Milano-Sanremo era 20 anni fa, 30 anni fa, Milano-Sanremo sarà sabato prossimo, ma sabato prossimo vedremo uno spettacolo al di sopra delle nostre prestazioni. Guarda l'Albo d'Oro della Milano Sanremo, chi l'ha vinto? A parte qualche eccezione. Solo che adesso veramente io seguo le gare, non c'è più quella gara dove dicono non c'è nessuno. Lascia perdere i nomi che abbiamo detto fino adesso. Tu vai a fare una gara, che ne so, il Giro della Grecia, dice non c'è nessuno. Non è vero, non è vero, perché oramai il livello si è alzato, a 18 anni è come se ne hai 28. A livello di alimentazione, a livello tecnico, a livello di preparazione, e quindi oggi è veramente difficile. Poi stiamo parlando di fuoriclasse, ma i fuoriclasse c'erano pure i tempi nostri, c'avevamo più spazio, era un ciclismo più romantico, io dico così. Oggi non si salutano neanche, non si conoscono neanche i corridori, e più è globalizzato. Riccardo, il ciclismo moderno non permetterebbe più le vittorie di Magrini al Giro, al Tour, di Stefano Giuliani. No, io avrei vinto lo stesso, parla per te. O della Tirrena Adriatica di Luciano Rabottini, il ciclismo moderno non lo permetterebbe questo? Si sarebbe, cioè, secondo me si vinceva meglio, si vinceva di più. Sì? Vedi, è con me, è d'accordo con me. Ma io sono d'accordo sempre con Stefano, ma è quello che dite. E avremmo guadagnato molto, ma molto di più.
Quello sicuramente, quello sicuramente. No, ma è vero, il ciclismo oggi è totalmente cambiato, però secondo me noi ci saremmo ritagliati abbondantemente i nostri spazi, specialmente tu, Luciano, lo stesso Stefano, ma anch'io, perché avevamo delle caratteristiche che in un ciclismo come quello di oggi, fai la tua corsa, scusa, quante volte facevamo la nostra corsa noi? Poche volte, no? Quindi vedrai che secondo me si poteva, con le qualità si poteva anche fare meglio, che ne sai, però non si possono fare questi paragoni, credo, fondamentalmente. Godiamoci questo ciclismo che ha annovera tanti bei nomi, sono tanti ragazzi, e ha detto bene una cosa giustissima che approvo e che sottoscrivo, quella che ha detto Stefano. Oggi le corse sono diventate tutte dure, quando ti metti un numero sulla schiena. Io oggi ho commentato De Naim e ha vinto Molano, se l'è guadagnata, ha fatto una grande prestazione, però c'era una battaglia impressionante, non era scontato che vincesse Molano, anche perché c'era Coi anche come velocista, ma è stata una corsa battagliatissima, grande selezione. Quindi è la vittoria di ieri, Riccardo, alla Milano-Torino di questo corridore olandese. Vedi, è un altro esempio, no? Questa squadra nuova con questo decline, che comunque è un velocista di sicuro futuro di valore, perché è fatta velocista, quindi è una dimostrazione che anche lì una squadra professional ha battuto squadre più titolate, non c'era una qualità anche lì. Però insomma gli spazi si possono trovare. Stefano è costretto ad andare a cercare delle corse per magari fare successi, e le fa con una squadra organizzata. Stefano ha una squadra organizzata, anche se è una Continental, però è una squadra organizzata, perché lui viene da squadre, l'ha detto prima, stava per prendere Roglic, voglio dire, ma lui ha sempre avuto delle squadre ai tempi super organizzate. Oggi è più difficile perché trovare soldi per mantenere quelle, ragazzi, cioè 50 milioni per fare una squadra in Italia non ci sono, purtroppo. Ma neanche 10, giustamente anche, dice Stefano, no? Neanche 10. Vittoria di Arvid Deklein, eccola qua, ieri alla Milano-Torino, di questo ragazzo della Tudor che ha battuto Gaviria Van Uden in volata, e insomma contraddice di fatto tutto il castello, il discorso che avevamo fatto fino ad adesso. Poi spunta Deklein, che non è l'imperativo categorico del verbo declinare, ma è questo ragazzo che vince stricendo Gaviria sul lato destro della strada e vince la Milano-Torino. Riccardo, visto che abbiamo parlato di grandissime competizioni, di grandi campioni, io ho sfogliato rapidamente il vostro libro, poi mi prometto di leggerlo ovviamente con attenzione e dettaglio. Però, visto che il capitolo a cui anche settimana scorsa ci avevi detto sei più legato è quello ovviamente dedicato allo Lucien Van Imp, anche lì tu racconti di quanto probabilmente avrebbe potuto vincere di più rispetto a quanto non abbia fatto, proprio perché era inserito all'interno di una generazione che forse non gli ha permesso di prendersi tutto quello che aveva le potenzialità di poter vincere e prendere. È paragonabile come esempio? Ho fatto un esempio fuori contesto? No, è paragonabile sì, ma sai, noi eravamo molto più naif, anche lui lo era. Lui aveva questo obiettivo della maglia Pua, o comunque della maglia del Gran Premio della Montagna. Lui partiva alle grandi corse a tappe, perché poi lui ha vinto anche un titolo nazionale, no? Quindi una corsa in linea, però il suo goal erano le corse a tappe, soprattutto il Tour de France.
Impera era sicuramente ossessionato da Zotemer, che lo abbiamo scritto nel libro, aveva delle ossessioni anche, quello della maglia, messo in un contesto come quello di oggi, un ciclismo come oggi, cioè, ma Impera, ragazzi, credo che poteva essere tranquillamente al pari di Vingegaard o di questi grandi corridori che ci sono oggi, contornati da squadroni che li portano a fare quello che effettivamente lui doveva fare un po' da solo anche. Certo, assolutamente. Oh, visto che ci stiamo per fermare, poi ovviamente con Stefano parleremo anche della sua squadra, della manifestazione che c'è stata nel fine settimana. Noi, Luciano, un po' lo abbiamo sfogliato, dovessimo fare una recensione, l'abbiamo fatta poco fa, possiamo dire che ovviamente sia Riccardo che Luca ci hanno messo un po' di cuore dentro e che, lo diciamo qui, facciamo finta che non ci senta, che Mikel Landa è proprio solo di cuore, perché con questi qui è di passaggio, con questi guarda, qui è la passione di Luca ancora, è lo no, che, io, è, no 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 io sono ancora qui, come vedi, in questo locale figo a Milano che si chiama AG, è molto bello, e io ora approfitterò anche per mangiare qualcosa nella pausa pubblicitaria, ma l'ho sputtanato completamente, c'era la sacchina. Noi l'abbiamo detto in maniera sommessa. No, ma c'era la sala piena e io ho detto, cioè, l'unico neo di questo libro è Mikel Landa, però ce l'ha voluto mettere lui perché lui è un landista e va bene, però son piccoli peccati di gioventù. Sì, perché insomma io ho qui l'indice: Marco Pantani, Alberto Contador, Tadej Pogacar, Vincenzo Nibali, Chris Froome, Giovanni Battaglini, Claudio Chiappucci, Michele Scarponi, Lucien Marin, Mikel Landa. Insomma, ci sta e non ci sta. È un po' come mettere Jacopo Forcella tra i grandi conduttori della televisione italiana. Ecco, formalmente sto conducendo, però insomma, poi con Pippo Baudo, con Ratto, vabbè. Magari Landa quest'anno fa l'anno della sua vita. Vinci e ci zittisce così. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco.25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Ciclisport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Metteresti la tua sicurezza in secondo piano? La affideresti nelle mani di dilettanti? Con Feder Servizi Sicurezza, metti te stesso e la tua azienda nelle mani di professionisti del settore della security. E quando ti accorgerai di non avere pensieri, capirai di sentirti sicuro. Feder Servizi Sicurezza offre addetti ai servizi di controllo, antincendio e gestione emergenze, portierato e reception, hostess e steward per eventi e congressi, consulenza e sicurezza per grandi eventi, stewarding per eventi sportivi. Feder Servizi Sicurezza, Via Matrino 1, Città Sant'Angelo, Pescara. Feder, la nuova generazione della sicurezza. www.federsrl.com. info@federsrl.com.
Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Seconda parte di Velo per questa sera. Stiamo per fare una piccola parentesi con la gara che c'è stata nel fine settimana dedicata agli juniores, Stefano, a Controguerra. È stata, tra poco vedremo anche le immagini, il Gran Premio Sofer Carpenterie, medaglia d'oro Valentino Galli, l'ha vinta Matteo Valentini della Sidermec Vitali. Peraltro secondo, Luciano, è arrivato Angelo Dorazio, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa con Fabrizio Orlando, che era qui ospite nei nostri studi. Ci racconti un po', Stefano, com'è andata? Allora, condizioni meteo sono quelle che sono. Luciano si sarebbe divertito da pazzi, sarebbe andato fortissimo, come potete vedere dalla pioggia battente. Però, visto che parliamo sempre di possibilità per i giovani ciclisti di avere delle manifestazioni sul nostro territorio, eccolo qua. Com'è andata? La gara è riuscita molto bene, peccato per la pioggia. Bisogna dire grazie mille volte alla famiglia Galli che si è riavvicinato al ciclismo, Luciano, William e Ilenia, una famiglia, e Marisa, anche la moglie, quindi siamo riusciti a trasmettere ancora a loro. Non ci dimentichiamo che William è stato un atleta fortissimo, un po' si è distaccato, adesso gli è tornata la passione, perché è importante. Se non c'è passione oggi in Italia, sappiamo, quando andiamo a cercare sponsor è veramente difficile. Quindi una manifestazione ben organizzata alla grande da Gabriele Di Francesco, con la famiglia Ferriozzi, con Pasquale Parmigiani e tutti gli altri che non sto qui a citare. Però un percorso tecnico all'inizio stagione ottimo secondo me, perché prima tanti giri in pianura, io ero alla gara, quindi un ritmo molto alto, con poi il finale uno strappo di 1,2 km. Sinceramente, ma ne parlavo pure con Fabrizio Orlando, Dorazio è andato veramente forte, perché il penultimo giro ci ha provato, forse giovane, se avesse aspettato l'ultimo giro vinceva sicuramente lui, perché poi in volata è arrivato ancora secondo. Quindi questa è la prima edizione, speriamo di farne ancora. E sono veramente felice perché è la prima gara della stagione in Abruzzo. Ci hanno pregato pure di fare un'altra la prossima settimana, però sinceramente è difficile anche organizzare gare oggi per i permessi, per le strade, eccetera eccetera. Quindi siamo contenti così, speriamo di fare ancora qualche altra manifestazione, soprattutto per ridare qualcosa al ciclismo, che noi siamo stati fortunati, ritengo, che abbiamo fatto una bella carriera. E quindi a 360 gradi non è solo questo che abbiamo organizzato anche la gara di ciclocross e vorremmo farne delle altre, però con un po' di respiro, perché fra pochi giorni partiamo per il Coppe Bartali e per noi come squadra è molto impegnativo. Tra poco ne parliamo del Coppe Bartali, però so che siccome te sei particolarmente sensibile alle tematiche del ciclismo da tramandare, ecco, un concetto molto molto ampio. Vuoi dire che sono vecchio? No, non facciamo come l'anno scorso, che mi sono dovuto inventare ciclismo moderno, contemporaneo, altrimenti chi si offende da una parte, chi dall'altra. No, però ciclismo da tramandare, come hai detto tu prima, te sei particolarmente sensibile a queste cose qua, che effetto ti fa, comunque che effetto vi ha fatto essere comunque protagonisti di una corsa dedicata agli juniores, in cui si dà la possibilità dei ragazzi di misurarsi con un percorso, con altri coetanei, con altri atleti? Ecco,
Ma io, sai, non seguo tanto i giovani perché siamo presi veramente da un calendario internazionale con tante cose da fare, tra l'altro anche il trofeo Matteotti. Però vedere, prima si parlava che vanno forte, io ho visto i juniores che hanno portato una media, mi hanno impressionato per come vanno forte, molto probabilmente, come ritengo io, un po' troppo esasperato, però oggi il ciclismo, lo sport è questo, emergi subito, se no, l'abbiamo detto più volte, a 23 anni un giorno sei vecchio. Io non ritengo questo, perché ognuno ha la sua maturità, i suoi tempi. Però purtroppo la vita va veloce, come internet, come wifi, e quindi non sappiamo aspettare. A me piacerebbe, l'ho detto anche nel briefing di presentazione di questa gara con tutti i direttori sportivi, magari non criticare, fare, e cercare magari una collaborazione o una critica costruttiva per cominciare a unire finalmente le forze, perché le gare sono sempre meno, chi organizza sempre meno, sponsor purtroppo pochi, e quindi dovremmo fare come una sorta, come si può dire, una società virtuale per organizzare tutte le settimane, chi bambini, chi esordienti, allievi, bambini, promozione, perché se no questo sport farà sempre più fatica, perché è uno sport difficile, duro, e bisogna dire bravi a questi ragazzi perché hanno tutto. Ma non c'è continuità, si sta perdendo quello che era una volta il ciclismo, dalle categorie giovanili e soprattutto le società. Quindi se non ci facciamo un attimo, cioè un po' di umiltà tutti quanti, un po' d'orgoglio messo da parte, e magari parlarci veramente un po' di più, il ciclismo sarà sempre forte, perché è uno sport popolare. Però andrà a morire, specialmente il ciclismo su strada, perché è diventato veramente difficile organizzare un evento e una gara. E tutti quelli che vediamo bisogna ringraziarli, perché magari io ho più spazio, più visibilità, perché lavorano dietro le quinte, perciò dicevo che andrebbe ringraziato tutti, ma è impossibile. Se ci uniamo, ci sediamo e parliamo in maniera costruttiva, io parlo di tutte le categorie e di tutte le persone che veramente hanno passione per questo ciclismo, perché io ho dedicato una vita al ciclismo, ancora oggi lo sto facendo a 360 gradi, e vi assicuro che è sempre più difficile. Forse per me è una sfida personale, e alzo sempre l'asticella, però quando sono cosciente a volte sono tranquillo e dico: ma chi me lo fa fare? È veramente così. Quindi ecco, un appello è che magari trovarci tutti quanti con Rabottini, magari con Luciano, tutti in trasmissione, e parlare di cose costruttive e non criticare e basta. Invece con Moreno Di Labbio, Moreno, tu sei anche un responsabile di tutta la struttura federale, vi sentite soddisfatti in questo momento storico del ciclismo, già che abbiamo avuto anche il presidente Mauro Marrone 2 settimane fa, lui obiettivamente ci ha trasmesso tanta fiducia in questo momento. Tu come lo vedi invece? Ma allora, quello che posso dire dal punto di vista della formazione, si fa un po' fatica, diciamo, a mantenere in vita le scuole di ciclismo, proprio perché magari a livello economico il sostegno non è così come magari qualche anno fa. Fondamentalmente organizzare manifestazioni diventa difficile dal punto di vista sempre economico, perché l'impegno profuso a volte non viene compreso, quindi il tornaconto dal punto di vista degli sponsor non è così evidente. Certo, avere un grande pubblico che segue anche le gare amatoriali dà diciamo visibilità, e quindi un ritorno d'immagine che può far avvicinare di più questi sponsor. Oggi veramente organizzare una gara è molto onerosa, sì, dal punto di vista logistico, dal punto di vista del sostegno economico. Si sta creando un'inversione di tendenza. Le grandi manifestazioni, anche quelle del nord, che esaurivano i posti appena aprivano le iscrizioni, adesso cominciano a soffrire un po', nel senso che non ci sono più quei grandi numeri. Quei numeri stentano i pettorali stentano a finire in largo anticipo come qualche anno fa.
Quindi effettivamente c'è stato un po' uno spartiacque, l'era del Covid ha creato un attimo un allontanamento del numero dei partecipanti anche. Vedremo quest'anno, sta per ripartire anche la stagione mountain bike, come dicevamo prima è partita la prima gara, una XCO, circuito, la gara a circuito, vedremo con le gare point to point. Beh, diciamo che il mountain bike soffre meno le problematiche organizzative, perché tutto sommato siamo dal punto di vista strada, quindi sì, però, i permessi, le gare che magari si svolgono sul circuito di 50-60 km richiedono per esempio gli attraversamenti, i marshal, i permessi, anche magari un semplice attraversamento se fuori i comuni devi andare sulla provincia e richiedere le autorizzazioni, ed è effettivamente molto impegnativo. Quest'anno abbiamo un calendario, parlo della mountain bike, abbastanza fitto, ma parliamo di qualche anno fa, non c'era spazio. Adesso di domeniche libere, se qualcuno volesse proporre una gara nel calendario, c'è ancora qualche domenica. Ma qualche anno fa non era possibile, nascevano idee, arrivavano proposte, ma non era possibile accogliere. Quindi posso dire, ci sono tante squadre che si mettono davanti, organizzano, però non ci sono più tante squadre come ce n'erano qualche anno fa. Qualche stagione fa. Sì, qualche stagione fa. Tra poco vedremo il servizio proprio sulla gara di Torrevecchia Teatina che ci hai mandato. C'era prima una domanda per Stefano che arrivava da casa. Maurizio, ti chiedo venia, ma io un attimo, a volte non riesco a controllare tutto. Più federazione, meno affiliazioni se si vuole parlare di ciclismo. Cosa ne pensa Stefano? Più federazione, meno affiliazioni. Io te la giro così perché pensavo, speravo che tu avessi capito un po' di più, però ti vedo un po' perplesso. Vabbè, comunque facciamo una cosa, visto che ce l'hanno chiesto, nome del libro Vicini alle nuvole, Riccardo Magrini, Luca Gregorio, casa editrice Oepli, assolutamente da comperare e da leggere, da sfogliare. Sei stato a Torrevecchia Teatina, ci vediamo il servizio della gara che apre la stagione di mountain bike. Domenica 12 marzo è ripartita la stagione mountain bike in Abruzzo con la prima gara nel calendario che si è svolta a Torrevecchia Teatina. Il settimo trofeo Sincarpa, organizzata da Valentino Del Coco in collaborazione con il team Functional Fit e il comune di Torrevecchia Teatina. La gara si è svolta lungo un percorso della lunghezza di circa 6 km che si è ripetuto per 4 giri. A partecipare sono stati oltre 100 partenti, suddivisi nelle varie categorie agonistiche ed amatoriali. La gara è stata particolarmente impegnativa dal punto di vista tecnico grazie alla pioggia che ha reso ancora più spettacolare il tracciato, soprattutto nei tratti in discesa. A vincere tra gli uomini è stato Parrucci Matteo, che ha preceduto Tozzi Alex del team Raven. Terzo Alfano Luca della linea Eurobike, quarto Cionna Lorenzo del team Cingolani e quinto Cianosi Giampietro del team ProLife Chienti. A partecipare c'erano sia gli esordienti che gli allievi. Tra gli esordienti del primo anno, ad arrivare per primo, è stato Di Romano Marco, che ha preceduto del Gaone Luca, terzo Pallotta Andrea. Nelle categorie esordienti secondo anno, ad arrivare per primo c'era De Santis Francesco, che ha preceduto Sant'Angelo Luca, terzo Di Antonio Fabio. Tra gli allievi del primo anno, Caringi Romberto è arrivato davanti a Iaconetta Lorenzo, che ha preceduto Pirolo Matteo.
tra gli allievi del secondo anno, ad tagliare per prima il traguardo, c'era Rossi Rossi Francesco, che ha preceduto Cappella Matteo. A distinguersi tra i ragazzi, anche sulla classifica assoluto, c'era lo juniores del Coco Filippo, che con una brillante prestazione si è qualificato in prima posizione nella sua categoria. Nella categoria Master Woman, a precedere le donne, c'era Sara Griffi, che arrivava davanti a Risca Anna Maria, che ha preceduto Sacchetti Beatrice davanti a Maria Partenza. Quinta Di Carlo Claudia e sesta d'Ettore Martina. La gara si è svolta in un clima bagnato, ma molto caldo per quanto riguarda l'attesa e la partecipazione dei concorrenti, che hanno potuto godere di un'organizzazione impeccabile da parte del team Functional Fit e un'accoglienza di primo ordine da parte del comune di Torrevecchia Teatina. Eccoci rientrati, grazie Moreno perché insomma ci hai raccontato molto molto bene l'appuntamento di Torrevecchia Teatina. A proposito di prossimi appuntamenti del mountain bike, visto che il 19 marzo c'era in programma una gara a Sant'Omero che è stata rinviata al prossimo 16 luglio, e allora il prossimo appuntamento lo vediamo, sarà il 26 XC Sherry 2023 Vastese in Bike, 13esimo trofeo Accademia della Ventricina. Ovviamente poi lo ricorderemo anche settimana prossima, e poi ovviamente con te Moreno continueremo a parlare del mondo della mountain bike. Ma siete in parte, no, non ti, te chi sta stasera? No, ti... perché cosa mai? Dicevo, quando si parla di ciclismo, siete in partenza per il Coppi e Bartali, stagione ora che si è aperta con la trasferta turca, che non lo so quanto è stata, però anche nelle tragedie magari c'è qualcosa da imparare. Innanzitutto ce la racconti un po' brevemente. Beh, noi abbiamo programmato come negli ultimi anni, per anticipare un po' la stagione, fare uno stage, un ritiro. Peraltro ce l'avevamo visto il giorno prima della tua partenza. È colpa tua. Allora sarà colpa mia. No, sono un po' di anni che andiamo in Turchia perché il clima, diciamo, non è come le Canarie, però sono 18-19 gradi, le strade sono ottime per allenarsi, e più c'è un pacchetto dove puoi gareggiare e fare diciamo, gli allenamenti giusti. È successo purtroppo una tragedia immane che penso che vada oltre lo sport. Sono stato annullato, abbiamo fatto solo una gara, eravamo invitati a Antalya, che si potrebbe paragonare per gli italiani come la Tirreno Adriatico. E le gare più importanti è Antalya e Giro di Turchia. Quindi quando è successo, noi eravamo a circa 250 km, 300 km dalla Siria, quindi il punto più caldo. Dove eravamo noi non si percepiva, la scossa l'abbiamo sentita forte. E subito non siamo potuti tornare, e poi parlando con i ragazzi, con tutti quanti, abbiamo deciso di restare perché comunque, ripeto, non si percepiva quello che succedeva, forse più dall'Italia tutte le chiamate, le telefonate. C'è da dire che il momento un po' più toccante è stato quando negli hotel pian piano arrivavano, diciamo, i terremotati, i bambini che aveva perso il padre, che aveva perso la moglie, e quindi è stato un clima triste perché scendevi per andare a fare colazione, c'era un ambiente che comunque si percepiva. Poi era una strada che andava direttamente nel cratere, quindi ambulanze. È stata, ripeto, noi siamo stati molto molto fortunati, però vivevi una tragedia. Quindi siamo stati 20 giorni poi, e non si è corso, siamo tornati e ricominciamo proprio adesso col Coppe Bartoli, che tra l'altro, parlando di sport, è una gara durissima. Noi siamo una contina, ho tanti giovani e ho 8 nazioni. Adesso domenica arriva anche un eritreo. Ande Mariam. Aspetta, che il nome è Ager, che io so i nomi, vabbè, non so i cognomi. Hai scelto la parte più seria, Ager, è più facile, Ande Mariam. Più facile, più facile.
e quindi pensiamo di fare il Coppe Bartra e subito dopo c'è il Sicilia che è un'altra gara molto importante, poi andremo in Grecia, no, andremo a fare il Giro della Turchia perché poi il presidente ha deciso di farlo il Giro della Turchia che è una grande corsa a tappe dove ci sono World Tour e Professional come quelle già citate, dopo andremo in Grecia e poi andremo in Giappone. Quindi una stagione impegnativa che correremo con le cosiddette World Tour e Professional, ma noi più che altro vogliamo misurarci e crescere perché la squadra è stata ringiovanita di molto, diciamo che ha confermato il più forte Emil Dima che è il quinto anno che è con noi e speriamo di fare una bella stagione perché oggi certo. World Tour è difficile con loro. 19 settembre... Torna 17. Anche, 17, pardon, 17 settembre torna anche il trofeo Matteotti. È un altro piccolo impegno da portare avanti, anche se è una gara... Più bello, lo sai cos'è? Poi ti ridò la linea. Che lui, allora, l'anno scorso qui ha fatto un passo indietro, poi quest'anno... Adesso ne fa tre in avanti. Decide qui dentro, sostanzialmente. Terzo, ci manca. No, ma pure il Matteotti è un impegno importante, la classica adesso hanno rifatto il Calabria, ma sono felice. Dopo il Sicilia faremo anche il Calabria, a proposito, che è il 16. Quindi è come dicevo qualche anno fa, se ogni atleta, ex atleta, dirigente organizza una classica nella propria regione, una squadra di bambini, organizza una gara di mountain bike, l'Italia ci mette un anno a tornare alla numero uno, ne sono convinto. Però oggi ci fermiamo subito ai primi ostacoli, se non si trova gli sponsor, invece bisogna rimettersi in numero come quando correvamo, io ho fatto così, determinazione totale, anche se non ci sono grandi fondi, devo dire che la perseveranza e la tenacia che ci contraddistingueva da corridori premia ancora, perché questo è il sesto anno che gestisco, diciamo, la squadra, la Sofer Savini 2 OMZ. Matteotti il prossimo anno, cioè quest'anno sarà il quinto anno anche se è un breve stop e anche la regione ci ha dato una mano ulteriore, il comune di Montesilvano, Pescara e quindi bisogna fare un grande Matteotti, sembra che è lontano ma bisogna lavorare pure per una gara tutti i giorni per far sì che ritorna ad essere come è stato anche negli ultimi 4 anni perché non dimentichiamo che l'ha vinto Trentino, un altro po' vince il mondiale, l'ha vinto per 2 anni, se andiamo a vedere i corridori di valore oggi anche Ballerini o Conti, quindi speriamo il prossimo anno ci siano più World Tour e lo spettacolo è assicurato come tutti gli anni con gli arrosticini a Montesilvano Colle. Peraltro a proposito di arrosticini, qualche minuto fa è arrivato un messaggio che ci dice, adesso lo riprendo, che praticamente Pogacar se potesse... Allora, Pogacar non lascia niente a nessuno, venisse invitato al circuito di Villa Celiera, vincerebbe, si porterebbe a casa tutti gli arrosticini senza far allora, passeggiare niente a nessuno, a nessuno. E speriamo viene al Matteotti. Dici che si può... Non può mangiare tutti gli arrosticini. Siamo produttori in Abruzzo. La vedo molto, molto complessa, la vedo molto, molto complessa. Prima era arrivata una specificazione del messaggio che non avevamo capito, ci diceva... Il vero ciclismo si perde con affiliazioni diverse. Ma io penso che ci deve essere una volontà di intenti, non si deve pensare solo all'orticello, a parte tutto. Matteotti lo faccio con grazie anche a Daniele Sebastiani perché è una grande forza per me. Gli ex sportivi siamo un po' artisti, abbiamo bisogno pure chi ci guida, perché qui c'è Moreno di Labio che io conosco da un bel po', abbiamo collaborato pure nel bike park. Che vorrei riproporre e quindi ci vorrebbe un'unione di intenti, ma siamo un po', come si dice, cani sciolti, cioè ognuno pensa al suo orticello. È normale che se l'Abruzzo ha tirato fuori i campioni, adesso c'è Ciccone, ci sono stati tanti campioni, non si può perdere così, invece a volte ci arrendiamo. Ma questo è un messaggio che dico, magari uno può essere bravo o meno, criticabile, però bisogna fare qualcosa. Non è una questione... È proprio di tradizione, di mentalità. Io posso dire questo, non so se sei d'accordo, Luciano o Magro, ci sei? C'è. Ci sei. Che nel settore del ciclismo siamo un po' come quando si correva, io non ce la faccio, io non tiro e poi ti fa la volata.
e i dirigenti poi sono rimasti quelli. Ah, tu dici che comunque ci sono una dietro anche solo sì, nel DNA, cromosomicamente l'atleta che eri. No, ma a volte ci si dice male quando non c'è quello, non c'è quello, poi li metti tutti insieme. Noi abbiamo fatto partiti di calcio, ti ricordi, ci divertivamo, d'inverno eravamo amici e in gara era guerra. Oggi non lo so se internet, ognuno è per i cavoli suoi, si parla di meno e ognuno va per la sua strada. Cosa ci vuole? Ci vorrebbe una bacchetta magica, perché fondamentalmente il popolo del ciclismo, a differenza di altri sport, aggrega. Quando stiamo insieme siamo tutti amici, quando siamo lontani molto probabilmente un po' meno, perché abbiamo molto tempo per parlare, molto tempo per, come si dice, per criticare e poco per fare. È la mia idea. Siete d'accordo? Brevemente, ti chiedo a te. Ma brevemente, poi ognuno ha la sua teoria. Io ritengo pure che in questo sport manca una bella classe dirigenti. Una classe dirigente che a volte non hanno nemmeno saputo sfruttare bene la ricchezza di questa regione, gli ex campioni di questo sport, che non sono stati mai sollecitati dalle classi dirigenti, perché a volte il dirigente è lì per mantenere la poltrona, come se qualcuno volesse chissà che interesse potremmo avere. Poi obiettivamente, come dice Stefano, ognuno cerca di portare un piccolo contributo a questo sport. Io quando ho smesso di correre, appena dopo, per 17 anni ho avuto anch'io una scuola di ciclismo con i ragazzi. Poi ti tocca mollare, perché gli investimenti, ci vogliono le persone giuste che ti stanno dietro, direttori sportivi che è difficile trovarli in circolazione, ci vuole una mano d'opera che in questo momento storico questo sport non ha, e quindi diventa molto ma molto complicato tutte le cose. Sì, Stefano ha ragione nel dire dovremmo essere molto più uniti, però a volte ognuno ha i propri interessi. Io per esempio sono 28 anni che faccio questo progetto televisivo, e questo tu sai benissimo, Jacopo, che l'ho dato in modo gratuito a tutti, quindi tutte le società, tutti gli atleti, tutti gli organizzatori potevano sfruttare questa pagina di comunicazione per i loro progetti, ma a volte li chiami, cioè diventa molto complicato. No, perché non volevo venire stasera. No, tu ogni volta che ti chiamo vieni spesso tu, perché tu sei un dirigente intelligente che capisci che la comunicazione di questo sport è importante, quindi inutile che uno faccia dei grossi investimenti quando poi non metti comunicazione al progetto, come la corsa per esempio di domenica di mountain bike di sì. Torrevecchia Teatina. Ma se non avessimo avuto quelle pochi minuti di immagini che abbiamo dato al pubblico di appassionati, ma chi sarebbe andato a Torrevecchia? Ci vado io ogni volta per trovare. Sei legato sentimentalmente perché sei di origini. Sono di origine di Torrevecchia, vado a trovare alla cappella di famiglia i miei defunti, quindi chi ci va a Torrevecchia? Quindi quando tu proponevi alla classe dirigente, guarda, voi fate questa bella manifestazione, hai questo bel gruppo sportivo, vieni a presentarlo, cioè qui c'è delle volte anche si fa fatica a proporre questi viene progetti. Viene a mancare un po' l'essenza dello sport, che è anche quello di mettersi in mostra. La prestazione sportiva e visibilità, quindi ma a volte abbiamo invitato anche squadre di ragazzi, cioè per farli venire proprio li devi tirare dentro. Invece una classe dirigente, sì, il ciclismo probabilmente abbiamo anche una classe dirigente un po' vecchia rispetto a degli sport più moderni, però obiettivamente si è fatto fatica in questi 28 anni, devo dire che sollecitare e a volte si è fatto veramente fatica a portarli in questi studi e a presentare i loro progetti. Quindi
e a volte parlare di ciclismo diventa sempre complicato e speriamo. Però una buona idea, un bel pulmino attrezzato e vai tu. E ci siamo andati, noi abbiamo fatto anche puntate nelle sedie sociali degli sponsor, delle squadre, ma anche in quelle circostanze non è che è semplice che ti aprano le porte così ben volentieri, ecco. Assolutamente. Magro non dice niente. Magro, sì, invece tu come la pensi? La considerazione. Cioè, insomma, Riccardo, è chiaro che le grandi corse, Pogacere, Venepool, Van Der Poel, Van Aert, quelli è chiaro che li vedono tutti, li apprezziamo tutti, poi però ci vorrebbe, dicono qui, ci vorrebbe magari anche un po' di visibilità dalla base, ecco. Tanto ti chiedono anche di dare notizie di Otello al pubblico a casa, qui oramai siamo completamente, stiamo Otello trascendendo. Stasera non c'è, perché io, come vi ho detto, sono qui dove abbiamo presentato il libro, nel locale AG qui a Milano. Che no, ma tu pensa il nostro telespettatore che ti chiede Otello sta bene e stasera bene. No, per evitare appunto l'incursione di Otello e lo soprattutto evitare di arrivare in ritardo, perché sarei arrivato a quest'ora e quindi ormai, anzi, ora io vi devo salutare perché qui mi sembra che mi caccino quasi. Cioè, non è che allora, mi caccino, sono qui che... Allora aspetta, fai rapidamente una risposta, perché allora prima che vai via ti devo poi chiedere il pronostico della Sanremo, perché ci saremmo arrivati tra un po'. Pronostico te lo dico subito, Pogacar per me è più forte di tutti in questo momento, però è difficile, non è così semplice. Per me gli pianta uno scatto sul poggio, tira via un gruppettino e poi li può regolare in volata. Non necessariamente deve arrivare da solo, per me. Poi sono d'accordo su quello che diceva appunto stasera, sono d'accordo su tutto, ma... Sono d'accordo anche su quello che diceva sia Luciano che Stefano. Io vi faccio solo un piccolo esempio. Nel 1900, siamo un po' indietro purtroppo, mi rendo conto, ma nel 1994 in Toscana io avevo fatto un giornalino settimanale insieme a grandi giornalisti, perché c'era anche Antonio Barilla, che ora insomma ha fatto strada alla Stampa, segue la Juve, non so se tu Jacopo lo hai. Certo. Diciamo che non è proprio la squadra che seguo con più attenzione, però insomma, lui segue la Juve, la Stampa, sì. La Stampa è di Torino, lui segue la Juve, ma non è che sia juventino, dico quei giornalisti lo conosco ovviamente. No, però c'era Sandro Sabatini, c'era insomma tanti giornalisti professionisti. Era un'opera di Alfio Tofanelli, che ha fatto, che l'avrai letto mille volte, l'almanacco del calcio. Sì. Quindi facevamo questo giornalino e avevamo, perché io l'avevo convinto, ho detto, beh, insomma, ci sono diverse società magari che ci faranno l'abbonamento, perché si parlava dal professionismo ai giovanissimi, cioè si metteva anche i cicloamatori, ma non si faceva solo risultati, c'erano anche le interviste, veramente molto bello. Beh, insomma, alla fine siamo stati costretti a chiudere, perché chiaramente si vendeva non nelle edicole, perché sennò si entrava dentro un bosco di schiaffi, perché poi ci sono sempre le risorse. Ma per dire, il popolo del ciclismo purtroppo è ottuso in certe situazioni, perché parlano, criticano, però poi alla fine, quando è il momento di fare delle cose, delle iniziative, anche delle belle cose, come diceva appunto Luciano, ma un'opportunità come questa di una televisione, che io ve l'ho sempre detto, devo fare complimenti, anche Maurizio stasera mi ha stupito, mi ha tirato fuori una chicca, siete bravi, io faccio televisione, faccio comunicazione, sono a Eurosport, giro nei salotti buoni di Sky, di Mediaset, quindi insomma
io vi faccio veramente complimenti, perché siete bravi oltretutto, quindi perché non avere nemmeno, cioè, dovrebbero Luciano invece di diventare matto per andare a fare gli inviti dovrebbe diventare matto per tagliare, perché sono talmente tanti che non ce la fai a accontentare tutti, e invece non è così, ma perché noi del ciclismo siamo i primi a farci male, questa è la vera verità. Quindi adesso, tornando un po' a bomba, Pogačar. No, io ho detto Pogačar perché... No, sì, giusto? Ho capito bene? Sì, okay. Perché mi dicono, io non ho assistito personalmente, però mi dicono... Ganna, io ho detto... 24 ore, no, 24 allora. Ore fa il pronostico era di altro... Allora, io ho fatto tre, siccome ci sono le scommesse. Ecco perché ho detto aspetta un attimo. Ci sono le scommesse. Allora, finché si ride, si ride, si scherza, poi insomma, Ganna è una speranza. Io ci godrei massimi vincesse Filippo. Però so benissimo che è difficile per lui, c'è solo una possibilità, quella di un allungo negli ultimi 2 chilometri, ma bisogna arrivarci per fare l'allungo lì. Quindi quest'anno mi sembra migliorato, mi sembra motivato e potrebbe, chi lo sa. Io ho giocato Ganna a 45, Pogačar l'ho giocato a 25 e più o meno su quella falsariga avevo giocato anche Pidcock, perché gioco veramente un fiorino, come dico io, cioè non è che... Poi lo so benissimo che Van der Poel va forte, Van Aert va forte, la Philippe va forte, cioè ce n'è una marea, oggi mi hanno detto De lì, gente dell'ambiente. Ieri sera io ero a cena con Bramati, con Volpi, quindi direttori sportivi che hanno squadre che parteciperanno, però nemmeno loro ti danno una risposta. Tutti mi hanno detto che Van der Poel sta bene e che Van Aert si è nascosto, ecco perché vi ho detto questo all'inizio della... Certo. Però Bramati è stato un po' un gatto mammone, lui c'ha la Philippe l'ha già vinta sta corsa, quindi è difficile. Il pronostico della Sanremo c'è soltanto uno che lo può fare, uno solo, è l'ideatore della trasmissione, quello che dirà lui. Aspetta, sono convinto che poi te lo faccio dire dopo, prima Stefano. Ma non per il favorito. No, Stefano. No, lo sai perché? Perché Stefano, mentre tu stavi dicendo lo fa l'ideatore della trasmissione, il suddetto faceva così, cioè no, fallo dire prima a Stefano, poi dico io. L'ideatore della trasmissione è un guru, l'anno scorso l'ha vinte tutte, cioè, quindi si può. Lo so chi è il suo favorito, però lo deve dire lui. Vabbè, Stefano invece? Uno secco? Sì, io l'ho detto secco. Van der Poel. Se no diciamo tutte le stesse cose. Sì, certo. Allora, invece Riccardo, tu li hai detti tutti. Ne dico uno pure io. Perché effettivamente quello che ha detto Riccardo è nella logica. Però secondo me ne mancano ancora 20, perché la Sanremo sappiamo tutti che una lotteria può vincerla. Siccome non è una corsa dura, la Sanremo si può vincere, si può perdere in un centimetro. Dopo 300 chilometri, io dico alla Philippe perché faccio anche dei ragionamenti diversi da quello che ho visto nelle ultime ore del ciclismo, cioè Pogačar fortissimo, Van der Poel, Van Aert. Dico alla Philippe perché la Quick Step è orfano di Evenepoel. Quindi alla Philippe ha una squadra forte, una squadra con grandissima esperienza per vincere una Milano-Sanremo.
ciò che non ha Pogačar. Pogačar l'anno scorso l'ha corsa malissimo, Riccardo, la Sanremo, e non ha una squadra mentalizzata, costruita per una grande classica come la Sanremo, perché la UAE ha una squadra fortissima, però destinata a progetti diversi. Ecco perché io dico, tra tutti i grandi favoriti, metto probabilmente Alaphilippe un attimino avanti agli altri, perché già l'ha vinta, c'ha l'esperienza, è uno che potrebbe fare la differenza sul poggio, può vincerla in discesa, può vincerla in volata, c'ha una grossa struttura che potrebbe pilotargli questo progetto, e però, come avete detto un po' tutti, ce ne sono altri 20 che sono pronti a vincerla. Stasera vado a giocare alla Philippe, magari trovo qualche quota buona. Dai, io... Ma il mio ragionamento, Riccardo, ti è piaciuto o no? No, è sicuramente, guarda, è la stessa cosa che dicevamo ieri. Allora, ieri sera, sai che quando c'è la Milano Sanremo, io domani sera sono a cena con altri personaggi prima della Sanremo. La Sanremo è bella. E si cena con un risotto alla milanese. Anche se quest'anno si parte da Abbiate Grasso. No, vabbè, ma però siamo a cena. Vabbè, non vi dico con chi, però comunque con personaggi importanti del ciclismo. È una classica, perché tutti le vigilie della Sanremo eravamo soliti. C'era anche Mauro Battaglini in questa cena, ai tempi dei tempi. Purtroppo Mauro non c'è più e quindi lo sappiamo tutti, però la facciamo. E proprio ieri sera invece era in un'altra occasione, dove c'erano, appunto ve l'ho detto, sono Bramati, Volpi, c'era anche Scirea, e si parlava proprio, guarda, il Brama mi ha detto le stesse cose che hai detto, ma vi eravate telefonati? No, perché, no. No. Allora, devo dire che mi ha detto, guarda, è una delle poche corse in cui, tanto non è niente di volgare, in cui la Philippe non ha tra le scatole Vanepool, è un po' effettivamente, ma è vero, cioè segue una logica. Non ha toccato la corda di Vanepool, però ha toccato la corda di quello che ha detto prima Luciano, perché ha detto le stesse cose, perché ha detto che la UE non ha la caratteristica di squadra forte. Poi ha avuto quest'altra tegola, perché Formolo, come pedalava, poteva essere molto utile a Pogačar, soprattutto in salita. Gli è rimasto Groschachner per fare delle azioni. Ma se non fai... Comunque tutti mi hanno detto ora, e poi vi saluto perché devo andare via. Ci manca solo il buttafuori che ti prende. No, mi hanno detto, perché siccome io le cose me le ricordo, un po' sono invecchiato ma me le ricordo. Per esempio mi ricordo che la mia unica Sanremo che ho preparato da casa è stata quando ha vinto Luciano la Tirreno Adriatico, e non ho diviso nemmeno i premi, quindi già questo mi gira anche le scatole, perché sono... Lui vinse la Tirreno Adriatico e io ero a casa a prepararmi per la Sanremo, perché Mauro Battaglini diceva: te la Sanremo la corri talmente bene che non hai necessità di fare, facciamo questo esperimento. Quindi eravamo avanti anche lì. Però volevo dire solo questo, che effettivamente la Milano Sanremo, ha detto bene Luciano, ce ne sono altri 20 che possono vincere. Questi ci siamo focalizzati. Ma per fare arrabbiare e chiudere la trasmissione da parte mia, quindi lo faccio arrabbiare, ma non voglio neanche la replica perché butto giù, chiudo, lo giuro, butto giù e chiudo. L'anno scorso Luciano Rabottini ha detto che sono andati piano sulla Cipressa. Sì. Hanno fatto il tempo record. Conferma ancora sì. Adesso. Cioè... Hanno fatto il tempo record e ieri sera mi hanno detto: non scatterà più nessuno sulla Cipressa, perché se vanno come l'anno scorso, che hanno volato, sottolineato, loro l'hanno detto, cioè non io, non è possibile. Quindi con questa perla vado via, buonanotte, vi saluto al prossimo. Oh, no, Riccardo, aspetta Riccardo, un telespettatore diceva: quanti chili sei dimagrito nell'ultima settimana?
No, l'ultima settimana ne ho fatto solo uno. No, ho perso dal peso che ero, ho perso 7 kg, ma ora sono in via di abbassamento ancora di più, perché stamattina ho fatto 40 km, ci ho messo 2 ore, quindi una media di 20 all'ora, 21, e quindi lo sapete meglio di me, Stefano ne è testimone, più piano vai e più dimagrisci, perché non è ok. E infatti qui siamo tutti belle ossa. Io comunque, come al solito, ho tirato fuori, eccolo qua, non l'ha detto nessuno, prima o poi ce la fa. Ciao Riccardo, vicini alle nuvole, Riccardo Magrini. Grazie. Luca Gregorio, assolutamente da non perdere. Ciao Riccardo, ci vediamo giovedì prossimo, buona Sanremo. Grazie, grazie mille. Alle 9:40. Noi cominciamo alle 9:45. Quindi... Noi saremo, io tanto ho il turno di mattina, quindi sono qui, accendo la televisione, diciamo faccio finta di lavorare come di solito e vedrò voi. Ciao Riccardo! Ciao, grazie, grazie a tutti e grazie a Maurizio che mi ha tirato fuori quella perla del giro della provincia di Reggio Calabria. Grazie, ciao, grazie Riccardo. Ciao, ciao, grazie. Diamo la buona serata. Forse sta ancora collegando l'audio Moreno Di Biase, che tra poco sarà con noi. Ci fermiamo per l'ultima volta, torniamo tra poco con la parte finale di Velo numero 3.25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te.
Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Ultima parte di Velo per questa sera. Adesso ci sente, ci vede, ci ascolta Moreno Di Biase. Ciao Moreno. Ciao, buonasera. Ben ritrovato, ben ritrovato. Sei con noi questa sera perché tra pochi giorni, domenica, ci sarà la presentazione, farai proprio la presentazione della tua squadra di ciclismo, della nuova stagione ovviamente. Sì, certo, scusate un po' per il collegamento, ma ho avuto un po' di problemi per connettermi. Sì, domenica farò la presentazione della squadra e sai benissimo che una scuola di ciclismo con esordienti, allievi, e questa novità sarà anche il numero nutrito dei giovanissimi, quindi avrò 15 giovanissimi che inizieranno a fare attività, quindi sarà contento Stefano, Giuliani, che il discorso che avete fatto prima è stato molto bello e importante, quindi alla fine siamo noi ex corridori che dobbiamo impegnarci a sfruttare tutto quello che abbiamo imparato negli anni a ritrasmetterla ai ragazzi. Stefano, confermi, condividi? Hai visto che... No, io sono orgoglioso perché è stato un mio atleta. Moreno è stato un tuo atleta e diciamo che anche dal punto di vista poi della prosecuzione di quella eredità del ciclismo che prima ti era piaciuto sì e no, però è così... un po' rispecchia il tuo modo di vedere le cose. Io sono molto orgoglioso, guarda che si diceva una trasmissione, diceva pure Luciano, diceva pure Riccardo, no? Che c'era Villa che è stato con noi, 40 che è stato con noi, vuol dire che qualcosa, diciamo, dai, alla fine lasci, è importante, oppure trasmetti. Moreno è uno di quelli che penso che stia facendo la differenza proprio con i giovani. Poi tra l'altro io ho preso Lorenzo Di Camillo, che è migliorato molto quest'anno, l'anno scorso ha corso poco perché doveva studiare, quindi mettiamo avanti prima pure lo studio, e addirittura avevamo fatto una scommessa e doveva parlare inglese, se no non facevo correre, già parlo inglese, quindi vedi? io non ci riesco, anche se studio non ci riesco, niente. Però puoi predicare bene, e Lorenzo Di Camillo adesso parla bene inglese e sono felice anche di quello. Oh Moreno, sei contento di aver consegnato il tuo ex ragazzo Lorenzo Di Camillo nelle mani di Stefano Giuliani? Immagino di sì. Mi ha fatto prendere per forza. No, beh, Stefano mi conosce bene, sa che persona sono, quindi diciamo che sulla parola data per quanto riguarda la garanzia di un corridore cresciuto con me, perché veramente Lorenzo è arrivato da me quando aveva 13 anni e non dimentico mai che ha fatto la prima prova con me, una squadra di ciclismo con la sorella, molto brava anche lei. Neanche tanto soddisfatto perché la mamma mi ha detto: guarda, Lorenzo sinceramente vuole fare qualcosa di più, però non mi conoscevano, quindi ho detto guardate, gli ho spiegato chi era, gli ho detto datemi fiducia, vedrete che negli anni lavoreremo bene e raggiungerà gli obiettivi che vuole. Quindi ora è passato con Stefano, che non è un punto di arrivo ma un punto di partenza, quindi già si trova molto bene, già a suo agio, e sono felice e sono sicuro che insieme a Stefano farà molto bene e crescerà sicuramente bene. Oh, per quanto riguarda invece la tua squadra, è chiaro che è un progetto continuo che va avanti anche attraverso poi alcuni ragazzi che vanno via. Immagino questo comunque un po' per chi è dalla tua parte un po' di malinconia, un po' di nostalgia, un po' la mette, però c'è anche la soddisfazione di aver dato, di dare a dei ragazzi la possibilità di esprimersi a livello sportivo.
Guarda, questo sì, però ti dico che nel caso di Lorenzo Di Camillo la soddisfazione continua ad esserci, perché per Lorenzo continua ad essere un punto di riferimento. E vi dico che Lorenzo lo sento quasi tutti i giorni, continuo ad allenarli, cioè continuo a seguirlo, scusami, sempre in contatto comunque con Stefano, con la squadra, quindi diciamo che nel caso di Di Camillo stiamo continuando un bel percorso insieme. Moreno, ho visto anche dai tuoi social, ma un po' tradisce anche il logo che hai sulla maglia, che quest'anno, anche perché siamo nell'anno del giro che parte dalla nostra regione, c'è anche un tocco di rosa nelle vostre divise, che erano prima nere e giallo fosforescente. Quest'anno invece permane il colore nero, ma c'è un gran tocco di rosa. No, guarda, prima noi abbiamo già corso domenica a Torrevecchia Tatina mountain bike, tra l'altro facendo anche dei buoni risultati. Non si è intravista la divisa, ma sono contento perché la presenteremo domenica, e spero di venire poi in trasmissione con te, perché abbiamo cambiato completamente i colori. Io vivo a Fossa Cesia, faccio squadra di ciclismo a Fossa Cesia, e quindi i colori della nostra maglia nuova, puoi immaginare quali saranno. Sì. Ci saranno grandi novità e saremo veramente tutti rosa quest'anno. Perdonami se ho spoilerato una cosa che forse volevate vedere. No, scherzo, immagino che non ci sia niente di male. Peraltro a Fossa Cesia ad ottobre sarai anche impegnato nell'organizzazione di una Gran Fondo. Sì, non pensavo negli anni di fare anche una Gran Fondo, però sono stato tentato veramente dalla grande partenza del Giro d'Italia, quindi mi sono fatto trasportare da questa scia del Giro d'Italia. Ma oltre a una Gran Fondo sarà una giornata di festa, perché parte il fatto che sarà una cicloturistica aperta a tutti, con dei tratti cronometrati in salita per chi avrà voglia di fare classifica. Però sarà una Gran Fondo aperta a tutti. Ho organizzato, già messo in calendario delle attività per i bambini, perché comunque per me l'attività per i bambini rimane sempre al primo posto. Oltre a una giornata di festa, perché ci saranno stand gastronomici, musicali e tante belle sorprese, quindi sarete, spero, tutti presenti. E vi invito già da adesso a Luciano e a te, Jacopo. Grazie Moreno. La promessa è che giovedì prossimo sei qui con noi, se non ho capito male, vero? Certo, mi sono già invitato. Perfetto. Il discorso di Luciano per me è al contrario, che tanti fanno fatica a venire da voi, io invece mi invito perché ho piacere veramente venire da voi, e siete veramente una bella vetrina, dobbiamo non fare altro che ringraziarvi. Grazie davvero Moreno, ovviamente in bocca al lupo per la presentazione di domenica e poi ovviamente per la stagione, ma tanto poi ne parleremo tra una settimana. Moreno, scusami, chi vince la Sanremo? Da te? Ma Sanremo non è facile indovinarla, io spero che la vinca... Spera che la vinca un italiano, quindi l'unico italiano che può vincere, sappiamo chi è. Quante Sanremo hai fatto tu, Moreno? Vale, ne ho fatte 5 o anche 6 forse. E il discorso prima della Sanremo, che è una gara veramente difficile, e assicuro che dopo 300 km, perché con il trasferimento si arriva a 300 km, un anno sono riuscito a scollinare con i primi, ho rimontato fino a 200 metri ed ero in quinta posizione, vi assicuro che partita la volata sono rimasto fermo sui pedali, ho fatto ultimo di gruppetto. Quindi la Sanremo è una corsa davvero, davvero particolare. Grazie Moreno, ci vediamo giovedì prossimo, un abbraccio grande. A presto, grazie. Grazie a Moreno Di Biase. Visto che siamo negli ultimi minuti, allora Moreno, torno da te per chiederti che cosa dobbiamo aspettarci. Innanzitutto, se il calendario è quello che vi aspettavate a livello proprio di appuntamenti, perché ne ho visti tanti, poi peraltro ci sono anche delle manifestazioni, il calendario è Abruzzo
e Molise, se c'è qualcosa che poi potrà inserirsi in corso d'opera, se... No, innanzitutto riscontro con grande piacere che le gare, quelle a circuito, hanno la presentazione, vedono la partecipazione dei ragazzi, quindi esordienti ad allievi, e grazie anche a Moreno che porta una nutrita compagine sui campi di gara e dà, diciamo, modo ai ragazzi di crescere non solo dal punto di vista fisico ma soprattutto dal punto di vista tecnico. E quest'anno, diciamo, abbiamo riconfermato quelle che sono le gran fondo dell'Abruzzo MTB Cup, e in più ci sono le gare a circuito, diciamo, sia Abruzzo che Molise. Siamo su numeri anche importanti, incrociamo le dita, la prima gara dell'Abruzzo MTB Cup sarà ad Aielli, se non ricordo male. Se riusciamo ad arrivare il 14 maggio. Il 14 maggio, poi ci sarà Scanno il 2 giugno, se non ricordo male, Sant'Eufemia chiude la stagione con l'Armele. E se riusciamo a restare sui numeri dell'anno scorso, 250, insomma, non è male. Numero a livello di movimento e di interesse, cosa stai riscontrando in questi ultimi anni? Allora, vengono parecchie squadre fuori regione, ecco, questo una nota positiva. C'è movimento, diciamo, tra Abruzzo, Marche, Campania. Questo dà modo anche di confrontarsi tra i ragazzi che si allenano in contesti diversi. In Abruzzo abbiamo fatto a febbraio un altro corso per tecnici di primo livello, quindi si stanno formando per poter operare nel campo della formazione, quindi giovanissimi, dai G6 fino ai G1, quindi avremo presumibilmente altri tecnici che si possono mettere a disposizione. Poi, se abbiamo la possibilità di realizzare delle strutture dove poter svolgere queste attività, questo lo dovremmo, come dire... Non hai nessuna notizia da darci? Al momento no, stiamo lavorando per creare qualcosa di molto molto interessante nella nostra regione, e se tutto fila per il verso giusto avremo, diciamo, un altro piccolo impianto dove poter svolgere attività. Speriamo. Poi quando sarà il momento magari spoileremo. Assolutamente. Ringraziando chi di dovere. Assolutamente. Oh, perdonate il sorriso, ma mentre stavamo parlando, Maurizio dalla regia mi ha detto: dai, che stasera chiudi in tempo, una su 35. Va bene, Maurizio. Sono le 22:44 e 23 secondi. Per chi ci segue in diretta, è tutto l'appuntamento. Il prossimo con Scerni, la gara del 26 marzo lo abbiamo dato, ma tanto poi lo ridaremo anche settimana prossima. Non ti ho chiesto un prossimo su Sanremo, nome secco. Ma a me, io sono cuore italiano, quindi spero che vinca l'italiano che è stato nominato prima. Ok. Fai il miracolo almeno una volta, così per una volta zittisco tutti. Grazie Moreno Di Labbio, grazie. Grazie a voi. Grazie Stefano. Grazie a voi. Ci vediamo giovedì prossimo. Ciao ciao. Buona Sanremo a tutti, buonasera. Buona Sanremo a tutti quanti. Grazie Maurizio da qui in regia, grazie a voi che ci avete seguito. Ci vediamo giovedì prossimo alle 21. Buonanotte.